Che ci fai con una Oh. coperta dietro? Ma hai una coperta come mantello? Ho freddo. Ah, ok. Senti, l'hai preso il fucile giusto con il mirino buono? Sì. Controllato perché Hai Dio una voglia. faccia talmente impassiva. Tu sei negro con gli occhialetti da stronzo. Cosa vuoi dalla mia vita? Allora, clou destro o sinistro? Destro. Solo se sei un fascista di merda. Meglio che comunista. No, meglio comunista. No, no, fidati. Vaffanculo. Meglio Bandiera uccidere rossa la negri. trionferà. Meglio uccidere negri che Bandiera morire di rossa la fame. trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Viva il comunismo e la libertà! Comunismo è l'esatto opposto di libertà. Vaffanculo, corvi. Se oggi prendo qualcuno in testa con questo Molten e non lo uccido, io disinstallo il gioco e vendo il computer. Aiuto. Sa che hai fatto incazzare qualche mostro carta. Le briciole sul mousepad. Sei proprio un negro. Mi ricordo che registro tutte le partite. Sei proprio una persona di colore. Ma come hai fatto? Aia. Sta rincorrendo uno zombie. Ma ci pensavo ci stesse pensando tu. Sì, non riuscivo a prenderlo perché stava correndo verso di te, era più veloce. Mi è sembrato di sentire un cavallo verso sud-ovest, che faceva... Questo c'ha la tosse. Vero, è vero. Stanno sparando. Stanno facendo il boss. Uscite dove sono? Ok, da dove siamo spawnati noi praticamente, una da un'altra parte. Sì, e poi c'è quella vicino, qui in basso a sinistra. Freddo alle mani, posso mettertele in culo. Sì. Io lo so che mi arriva un headshot a caso, come succede sempre. Molto, molto probabile. Attento alle papere a sinistra. O siamo più a destra. Mi dicevi di passare a destra?
tiriamoci da qua. Ecco, hai triggerato la nonna. Oh, qui di fronte mi sa. Sì, li ho visti, li vedo. No, non è vero, hanno zombie. Però sì, ci sono stati i corvi. Erano esattamente lì dietro. Vado sulla destra. Merda. Qui sono dentro. No, che cosa ho fatto? Che palle, odio abbassarmi con CTRL che ho premuto Windows. Aspetta, poi mettevi da dare l'anti-ghosting, ok. Teoricamente da qui si sale. Yes, non lo ricordo bene. Cosa? Mi sono ritrovato la sorpresina. Sono ritrovato Bubu e anche Sette. Non sei contento? No. Vedo un tipo. Preso. Dove? L'ho visto anche verso 345. Ma fuori dall'area? Bianco. Sì, fuori. L'ho anche visto cadere, se non sbaglio. Però poi mi è venuto il dubbio che magari fosse semplicemente uno zombie inchinato. Ma gli zombie si inchinano? No. Allora era un nemico. Era un tipo. Era lì in mezzo alla boscaglia. Perché gli ho sparato un colpo in testa, ho preso bene la mira perché era fermo. Faceva leggermente sinistra-destra. Che stracazzo di occhi hai. Ma perché guardavo esattamente in quel punto lì e l'ho visto. Era vestito di bianco, quindi sì. Guardando da questa parte. 345, che cazzo sei? Madonna, tutto troppo foggy. Noi di quello ce ne mancano due, però è per il ragno. Uno è anche qua vicino, dico. Potrebbe essere uno zombie, cioè non so se l'ho ucciso una persona. Lui qui da qualche parte. Preso danno da caduta come? Appena finiamo il clou del ragno andiamo a fare quelli del butcher, lasciamo perdere proprio. Sì, sud-ovest. Una vecchia e un sacco di... Guarda, cioè ci sono due gruppi di crow, di corvi, nello stesso punto. E non c'è il talentuolo. La sciabola. Sampei. Quello con cui mi hanno one shottato l'altro giorno e io ho tanto usato... Tanto te non one shotterai mai nessuno. Ma non lo colpisco neanche. Madonna, io ti ho visto che lo hai... Lo hai preso in wifi. Sì, più o meno sì. Corvi più a destra. Nonna lì di fronte che le mettono sempre in coppia adesso. Guarda che coltellino magico ti lancio, eh.
Bello. No, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Uno mi è andato qua e l'altro. Vabbè. Ok, possiamo andare anche al butcher, quindi a sud-est. Sì, guarda dov'è il ragno. Sì, ovviamente, di fianco all'uscita, tra l'altro. Complimenti. Stanno facendo il... Allora andiamo all'uscita del ragno. Sì. Andiamo verso l'uscita del ragno, ma non facciamo il boss, anche perché non ho armi per farlo. Io ho il Winchester. Faccio una porta aperta comunque. Me li ridai coltellini alla cosa? No. Domanda. Ma uccidi, uccidi, tu devi uccidere. Ok, stanno facendo anche il ragno adesso. Sì, sì, sì. L'ho preso. La prima coltellata non so come mi sia arrivata sto coso. Don't you leave me now. Tuturu, tuturu, sto solo nascondendo. Non volevo stare lì in mezzo. Vabbè, ma quanti ha? Porco Dio, vaffanculo. Ti giuro, pensavo ci fosse quello in acqua, io mi ero cacato addosso. C'è quello in acqua, è dall'altra parte, però è qua davanti. Quindi, ciao uccelli, mi spiace, ma sono in mezzo ai coglioni. C'è un altro a destra di mostro. Eh sì. Dobbiamo... Via, dobbiamo correre. Tre. Vai. Porca madosca, questo era qui accanto. Mai più una roba del genere. Vale, andiamo all'uscita del serpente qua, del ragno. Zitto. Non c'è un mostro qua, vero? No. Questa cosa dei mostri, io canto. Mettessero almeno dei ponti, certe volte è impossibile. Guarda qua il taglio di texture. Fanculo, che bello. I legnetti che prendi lì e gli spacchi, tanto sì. Che bordello. Ho le mani completamente congelate. La cosa divertente sarebbe arrivare all'uscita e vedere i cavalli o qualsiasi altra cosa ci sia che suona. E c'è già altra gente a camperare. No, facciamo un giro da sopra. Stiamo attenti perché qua potrebbe esserci tranquillamente qualcuno. Il butcher uno solo, quindi il suo compagno è morto. Ah no, lascia perdere quello grosso. Madonna, che stonata. Lasciala. Così loro se vogliono andare all'uscita c'è anche quella di cui devono preoccuparsi. Mettiamoci qua. Già noi siamo molto vicini. Quando quelli si avvicinano io, i cavalli. Dice che qui siamo vicini, che fanno scoppiare l'allarme. Sì.
Mi metterei più bordo mappa possibile. In fondo, almeno controlliamo solo una zona. E infatti siamo già a bordo mappa. Ok. Orbi, quindi vicino al ponte. Io a 120 vedo il coso, Il sì, tuono. C'è il tuono. Papere. Parati, Sono qui sotto, Sì, sì. Di nebbia non vedo, cioè so che i tuoni sono di là, ecco, uno lo vedo a 120 e non lo vedo più questo da dietro. Mi sa che sì, no, lo so io. Ok, hanno triggerato la nonna. Ho una poison. Ok, uno sta venendo da destra, boschetto, da dove siamo praticamente arrivati noi. Okay. Il lampo è sempre qui a destra. A destra dove? Qui a sud-est. Ah, però sembra tipo in fondo, non sopra di noi. Cazzo di cavallo. Se ne sono andati? No. Sembra che si stiano avvicinando comunque dai tuoni. Sparato a te o stanno sparando agli altri? Agli altri, a me no. Allora, è gente che stanno aspettando quelle col bounty. Non è morto, mi sa, perché ho sentito un urlo. Madonna, che nice. Ok, uno l'ho visto. Stanno andando in acqua. Sì, li vedo qui. Dai! Era sulla sua testa il mio colpo. Che merdata. Ero io, legno, ero io. Sul ponticciolo, davanti alla casetta. Dentro alla casetta, credo. Non lo so, sta cazzo di fog, non vedo una sega. Dentro alla casetta gialla, la vedi? Penso sia gialla. No, però forse ho capito. Ok, l'ho visto. Mi stava puntando, ho dovuto sparare. Rotto la lanterna così. Carico. No, non extraction, no. Ho detto che qua c'è un legnetto, quindi non cagare in mano. Ti vedi? Sì. Si stanno sparando con altri.
forse ne ho ucciso uno. Io non li vedo. Il bounty dov'è? Ok, sempre lì. Uno l'ho ucciso dentro la casetta gialla, poi vedo un altro morto, mi sembra a destra della casetta gialla. E questi sparavano a sinistra. Ok. Vabbè, quelli là sono usciti col bounty. Se ne frega. Cazzo sono i tuoni che non li ha. Bisogna capire chi ha preso il bounty. I cani sono a 105, non molto lontani. Se vedi che c'è tipo la torretta sull'albero, sotto la torretta sull'albero. I tuoni non si muovono, quindi sono lì a camperare. Ma magari questi due sono morti quelli col bounty, mi sa. Ma lo dropperebbero a terra comunque, non lo conterebbe no, come no, preso. No, mi sa che io lo con... non lo so, perché è sempre fermo. Allora aspettiamo un po' e poi andiamo a prenderli, vediamo. A sto punto. Perché o c'è un altro team che aspetta. Io potrei provare ad avvicinarmi un po' e lanciare un hive dentro. C'ho il fuse. Una liquid bomb che fuoco sull'acqua e basta. Vediamo se mi ci posso avvicinare abbastanza. Ho sentito un cane abbaiare per un secondo. Eh sì, sono tutte e due qua i cosi. I bounty. Vai, vai, saliamo. O la va o la spacca. Aia merda, ma affligge anche me il coso. Merda. Vaffanculo. Prendilo e corri via. Non pensavo che mi colpisse. Avrei dovuto immaginarlo, Però ero anche lontano, cioè per quello. Ah merda, non abbiamo preso però i soldi dai morti. Ah, io solamente uno l'ho preso, l'altro non vedevo neanche dove. Sai perché abbiamo vinto? Che questo qui era un posto di merda per il boss. Cioè loro appena usciti non avevano più protezione. Da qualunque parte erano circondati. E avevano uscita qua, se andavano dall'altra, se no. Abbiamo vinto solo per quello e perché era un posto di merda dove mettere il boss.